Bentornati sul canale. Era un po' che non ci vedevamo belle tranquille qua davanti la camera. Oggi un piccolo video chiacchiericcio senza annoiare nessuno, perché volevo fare un po' un aggiornamento sulla mia. Allora, aggiornamento dieta. Dunque, la dieta. Sì, perché ok, ciao. Ecco, dicevamo aggiornamento dieta. E due, sì. Sì. Ora vi spiego. Dunque, allora, quanto sono birichina. Ho iniziato la dieta i primi di febbraio. C'è stato un piccolo intoppo verso inizio di marzo. Facciamo un mese abbondante, poi inizio di marzo ci sono stati dei piccoli intoppi, ovvero, ora vi racconto. Allora, gli intoppi sono stati diverse feste, poi diverse uscite con gli amici, poi ci sono state delle lunghe pause, poi c'è stata la mia terribile febbre e poi diciamo che ho ricominciato a mangiare, attenzione, non come prima. Però mi sono resa conto che ritornare nuovamente su quanto ci abbiamo, 51, ok. Mi sono resa conto che tornare nuovamente allo stato iniziale, quindi ricominciare a pesare verdure, tutto quanto, mi è venuto un pochettino forte, perché io ho capito, soprattutto adesso che c'è la primavera, che inizia l'estate, sicuramente sono più consapevole del fatto che molte cose che ho eliminato mi fanno stare bene, mi fanno sentire più leggera e quindi ancora la mia dietologa non lo sa in tutto questo, nutrizionista dietologa non lo sa, però mi sono messa in testa che eliminando determinate cose e facendo un minimo di attività fisica, la devo fare, perché poi queste belle giornate ti invogliano, non lo so, ti invogliano, mi rendo conto che non dico che dimagrisco chissà quanti chili, ma il minimo necessario per stare bene con me stessa. Ripeto, avevo detto anche in un precedente video che io troppo magra non mi vedo. Sicuramente con qualche chilo in meno, magari 5 chili, starei sicuramente bene. Magari un po' più asciutta, io mi accetto così, ormai ho preso questa consapevolezza di non esagerare, quindi eliminando gli eccessi sto bene con me stessa. Voglio concedermi quella libertà quando è possibile, ma voglio incrementare sicuramente l'attività fisica. Poi questa è la stagione, ripeto, delle cose fresche, quindi mi piace pranzare con una bella coppa gelato, con della frutta fresca, con lo yogurt. Io non posso rinunciare a questo, io mi rendo conto che entrerei in un tunnel senza uscita, cioè la depressione mi arriverebbe. E poi, signori miei, ma porca miseria, la vita già è amara, ci sono già troppi problemi, lavoriamo, lo stress e tutto quanto, cioè i piaceri della tavola, no. Ovviamente i piaceri della tavola, tra virgolette,
senza esagerare. Ok, mi sono data questa giustificazione, però ciò non toglie che magari passando l'estate possa ritornare a un regime alimentare un pochettino più rigido. Questo è tutto per quanto riguarda il mio aggiornamento dieta. Ripeto, non ho sentito più la motivazione che avevo i primi di febbraio, ma comunque ho avuto una consapevolezza di quello che voglio essere, di quello che voglio mangiare, di quello che non devo mangiare e di quello che mi fa star bene. Quindi secondo me non è stato, diciamo, un sacrificio perso, ma anzi ben vengano questi sacrifici. Vi mando un bacione, ci rivediamo nei prossimi video. Un bacio, ciao.